Benvenuti nel mio canale. È un po' di tempo che non faccio video. Oggi andremo a realizzare il primo video in collaborazione con la Qubits. Anzi, mi scuso con l'azienda perché sono veramente in ritardo. Oggi comunque andremo a realizzare un braccialino che ho deciso di chiamare braccialino delicato. Delicato, ve lo mostro subito perché è veramente semplice. Eccolo qua. Eccolo qua. La sua particolarità è proprio questa che vedete. Ha un'asolina, non ha un gancetto, ma ha un'asolina fatta con le perline che si chiude col suo bottoncino. Eccolo qua. È molto sottile e semplice, quindi bellino, adatto anche a farne più di uno da mettere nel polso. E l'effetto è molto molto grazioso e carino. Eccolo qua. Semplice, semplice da fare. Allora, per realizzarlo serviranno soltanto delle 11.0 della Miyuki. Utilizzerò queste qui dell'azienda, ma siete liberi di usare quelle che avete in casa, ovviamente. Io le uso in tre colori. Le uso in tre colori per farlo un pochino più grazioso, ecco. Sotto al video vi lascerò nel dettaglio i colori che ho usato, che vi porterà direttamente al negozio. Comunque sia, ripeto, potete usare benissimo quei colori che avete in casa. Io in questo caso uso oro rosa, argento e questo blue marine molto bello. Molto molto bello. E poi serviranno delle 15.0 e delle 15.0 sempre in oro rosa e poi un rivoli da 8 mm. In questo caso io uso Crystal. Ago e filo. Io di ago userò un 11 e di filo uno 0,18 di nylon. Preparo tutto e iniziamo col tutorial. Allora, la prima cosa da fare è inserire sull'ago 14-11-0. Io le alterno in due colori, oro, rosa e argento. Dovremmo inserirne 14, quindi una oro rosa, un argento, oro, argento. Dobbiamo arrivare a 14-11-0. Ecco qua, ne ho inserito 14, alternate un colore all'altro. Ora chiuderemo a cerchio. Bene, come vedete, ho chiuso a cerchio le perline, ho fatto qualche nodino e tagliato il filo in eccesso. Ora andremo ad uscire da una 11.0. Io ho scelto l'oro rosa e inserirò altre 3 11 perline oro rosa. Ora lavorerò solo con queste perline. Entro nella stessa perlina della parte opposta. E mi inserisco nelle due perline che seguono. Mi riporto a uscire sempre in quella oro rosa, vedete? Ve lo faccio vedere un'altra volta. Altre 3, 11, 0. Entro nella stessa perlina, ma dalla parte opposta, e anche nelle due perline che seguono. Così. Vedete? Bene, facciamo questo passaggio per tutto quanto il giro. Bene, ultima infilata del giro, quindi altre 3, 11, 0. Rientro in questa stessa perlina dalla parte opposta e tiro il filo. Il nostro giro così è terminato. Ora, senza inserire niente, saliamo nelle prime due 11, 0. Vedete? Nelle prime due 11.0 del gruppo che è di prima, ecco. Ci portiamo a uscire dalla punta e anche qui cominciamo un nuovo giro. Facciamo la stessa cosa. 3 11.0
ci infiliamo nella parte opposta dalla quale siamo partiti e tiriamo il filo e tiriamo il filo. Ora scendiamo con l'ago in quella sotto senza inserire nulla. Tiriamo il filo e anche torniamo in su e risaliamo nella punta del gruppetto che segue e tiriamo il filo. Ecco qua. Anche qui metteremo 3 11 0. Non stiamo facendo altro che preparando per l'incastonatura del nostro piccolo rivolino. Ecco qua. Scendiamo giù, saliamo su nelle due che seguono, semplicemente, anche qui la stessa cosa, 3, 11, 0, ci inseriamo nella parte opposta dalla quale stiamo uscendo. Tiriamo il filo. Vedete? Bene, fate questi passaggi per tutto il giro, in tutte le punte. Bene, ho terminato il giro e questo è il risultato. Ora vi portate ad uscire da una punta più esterna, vedete? Dove inseriremo un'altra 11-0 ed entreremo nella punta dell'archetto che segue. Dovremmo mettere una 11-0 praticamente tra una punta e l'altra. Una 11-0 semplicemente. Tiriamo sempre il filo. Ora il lavoro comincerà a incurvarsi. Vedete? Questo è l'ultimo passaggio prima di mettere il nostro rivolino, dopodiché andremo a stringere il lavoro. Ultima 11-0 ed entriamo nella punta, questa. Ed entriamo nella punta dalla quale siamo partiti. Ecco qua. Tiriamo, vedete che si curva. Prendiamo il nostro rivolino da 8 mm, lo mettiamo a testa in giù, tiriamo il filo e si chiuderà. Ora ripassiamo in tutte queste ultime perline finché non sentiremo che il lavoro è ben saldo. Bene, io ho fatto 2 o 3 giri di rinforzo e il mio rivolo è bello chiuso, fermo e incastonato, vedete? Ora, senza inserire nulla, vi portate ad uscire da una 11-0 laterale, quella più sporgente, una di queste. Vedete? Cominciamo a. Io cambio colore, ovviamente. Ora userò il color azzurro, blu marine. Queste 11-0 praticamente non le userò più e userò soltanto queste qui, blu marine. Allora, ora dovete infilare tante 11-0 per la lunghezza del vostro polso e io vi faccio vedere che ne infilerò giusto un pochino, tutto a caso. Vedete anche qui come è venuto poi l'effetto molto carino che ogni tanto io ho alternato qualche 15-0. Allora. Ne metteremo un pochino così. Ogni tanto metto 1 o 2 15. Queste mi serviranno, le 15-0. Ora ne metto 3, vedete? Mi serviranno se non altro anche per fermare, essendo un po' più piccole, il lavoro quando poi ripasserò il filo per tenerlo un pochino più stabile, ecco. Poi comunque sia faremo anche i nodini, ripasseremo diverse volte. E questo è una piccola semplice idea, adatto anche alle bambine, perché no? Gli sta
sta molto bene anche alle bambine. Vedete, metto ogni tanto una 15-0, 2-3. Dovete riempire di 11-0 quanto la lunghezza del vostro polso. E ogni tanto, ripeto, mettete qualche 15, 0, 1, 2, ogni tanto alternatele. Ora ne mettiamo anche una, perché l'effetto poi alla fine sarà molto grazioso, secondo me ci sta bene. Senza nemmeno contare a occhio, vedete che effetto carino gli fa. Ecco, ora riempite così fino alla lunghezza del vostro polso. Bene, io ho fatto la lunghezza del mio polso, vedete? Ora non sono stata a contare le perline, ma la lunghezza è questa. Ora è sempre tutto morbido, vedete? Dobbiamo continuare a lavorarci. Teniamo la 15-0 che ho messo per ultima come riferimento, perché ora per l'asolino andremo a mettere 25-11-0. Ne dovremo mettere 25. Allora sono 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, portiamo in fondo ovviamente, 20, 21, 22. 23, 24 e 25. 25, facciamo anche 26, tanto qualcuno in più non guasta. Portiamo in fondo, avevamo come punto di riferimento la 15,0, quindi entreremo nella 15,0 e anche in tutte le perline che seguono. Vedete? Tiriamo il filo. Si creerà questa asolina. Ecco qua. Ora entriamo in tutte quante le perline fino ad arrivare al rivolino. Bene, vedete, sono ripassata col filo in tutte quante le perline, in tutte quante. Ora mi inserisco nella stessa perlina, vedete il filo dalla quale sono uscita da questa parte. Da questa, ma nella parte opposta, nella stessa, ma nella parte opposta. Così. E tiro bene il filo, ovviamente. Ora ripasso nuovamente in tutte quante le perline, dove poi andremo a fare un altro giro di rinforzo, soprattutto nell'asolina. Mi raccomando, ogni tanto fate qualche nodino tra un passaggio e l'altro, mentre andiamo in fondo. Ogni tanto fate questo lavoro qua. Rientrate con l'ago sotto. Ecco, mi è partito l'ago. Rientrate con l'ago sotto un gruppetto di perline. Tirate un pochino il filo, fate una piccola asolina così ed entrate nell'asolina. Tirando bene il filo. Questo creerà un nodino per bloccare il lavoro, ecco. Ok, poi reinseritevi sempre. Tirato bene. Ripassiamo ovviamente in tutte le perline. Ecco, ora mi scivola il lavoro. Perché entravo nella perlina sbagliata sicuramente. Allora, vedete? Ripassiamo ancora nelle perline, ogni tanto rifacciamo un nodino. Questo bloccherà il lavoro, il filo e sarà bello stabile, ecco. E ripassiamo bene fino in fondo. Semplicemente. Bene, facciamo questo lavoro fino in fondo e anche e soprattutto
nell'azzolina. Bene, sono arrivata anche all'azzolina, sempre, ho fatto sempre un po' di rinforzi dappertutto, anche qui mi raccomando, qui magari cerchiamo di passarci non una volta, ma almeno di fare almeno 2 o 3 giri. Anche qui facciamo i nodini, teniamo sempre bene il filo, rientriamo in tutte le perline. Giriamo. Nodino. Vedete che come bracciale è davvero molto semplice, capace, cioè qualcuno l'avrà già fatto anche simile, però questa è la mia versione. Quando le cose sono così semplici, non c'è niente di speciale, nel senso ci arrivano tutti, ecco, a fare una cosa del genere. Allora qui rientriamo casomai nell'azzolina, torniamo in su, ecco, tiriamo bene il filo, mi raccomando. Ancora qualche nodino. Tiriamo bene. Bene, rinforziamo con diversi nodini un paio di volte in modo che sentite che è bello duro. Dopodiché tagliate il filo e il bracciale è pronto. Ed eccolo qua il nostro braccialino pronto. Guardate com'è. Basta che poi lo mettete nel polso e lo chiudete in questa maniera. E questo è il risultato. Ecco qua. Cosa ne pensate? Fatemi sapere. Vi ricordo il codice sconto sotto al video. E niente. Tutti i dettagli nell'info box. Vi ringrazio per avermi seguito. Ringrazio l'azienda. E vi rimando ai prossimi video. A presto. Ciao ciao.